A Agrigento alcuni interventi chirurgici innovativi sono stati eseguiti alla mattina di oggi nell'unità operativa di urologia a cura del primario Michele Ruoppolo e del collega romano Gabriele Antonini, impegnati nell'ambito della seconda tappa, dopo la prima del novembre scorso, del progetto cosiddetto Uomo in Forma. A Napoli non esiste il centro di poter fare questa situazione, questo intervento, e perciò non mi sono venuto qua. La storia è nata appunto dopo una esportazione di una, diciamo, la prostata. I dottori non davano indicazioni precise tramite internet, e abbiamo scoperto che c'era il dottor Antonini che ci ha dato la possibilità di, con questa opportunità alternativa, a sistemare, diciamo, il problema. Ecco, tutto lì. Abbiamo sofferto insieme, io spero ancora di gioire con lui, perché io cerco solo lui, nel senso che è l'amore che ci fa nella sofferenza, ma adesso nella gioia, grazie a questa opportunità che il dottor Antonini ci ha dato. Io ho scoperto questo grazie a internet, perché mi sono voluta documentare, ma ho sofferto tanto, perché purtroppo non siamo stati aiutati da esterni, soprattutto dai medici. Quando hanno fatto l'operazione non ci hanno informato che c'era anche questa possibilità in caso fosse andata male, perché queste cose si potevano sapere dopo qualche mese. A saperlo prima, però, avrei insistito forse a farlo ancora prima. Proseguiamo nel nostro percorso di collaborazione con il professor Antonini all'interno di questo progetto di Uomo in Forma, che appunto prevede il ripristino in pazienti che soffrono di problematiche legate alla vita sessuale, il ripristino di una normale funzionalità appunto degli organi sessuali attraverso l'impianto protesico, che in questo caso è l'indicazione precipua. Quest'oggi abbiamo due pazienti che vengono da piuttosto lontano, uno viene da Napoli, un altro viene da Bergamo, e abbiamo coagulato qui ad Agrigento, grazie alla disponibilità del professor Antonini e alla sua grandissima professionalità, abbiamo potuto mettere insieme questa nuova attività, che è itinerante ma che comunque va avanti. Io colgo l'occasione anche per ringraziare la nostra direzione sanitaria, in particolare il dottor Seminerio, che ci è venuto incontro, ci ha dato appunto l'opportunità di poter costituire qui all'interno dell'urologia del San Giovanni di Dio questa unità andrologica, appunto con questo precipuo scopo di risolvere le problematiche dei pazienti. Voglio anche ringraziare il nostro farmacista, il dottore Bellavia, perché in effetti anche, diciamo, la possibilità di acquisire queste protesi all'interno dell'ospedale, insomma, ha richiesto tutta una serie di passaggi burocratici, per cui lui ci è venuto incontro e io lo ringrazio. Allora, innanzitutto ti ringrazio, Michele, per me è un piacere, un privilegio, un onore essere qua. L'intento è quello di divulgare, di promuovere il più possibile questo tipo di procedura, una procedura mini-invasiva con un minimo accesso di appena 2 cm, riusciamo ad impiantare tutto il device protesico. Riportiamo l'uomo a una nuova vita sessuale. È un concetto molto molto importante, perché l'attività sessuale non deve essere vista solamente come un qualcosa di ludico. È ovvio che c'è l'aspetto di divertimento, ma fondamentalmente un uomo affetto da deficit erettile è un uomo che soffre nel suo intimo, è un uomo depresso, è un uomo che all'interno della società è un condannato a vivere, cioè è uno che passa la sua vita in una fase veramente di profonda depressione, che poi si ripercuote a livello familiare, a livello lavorativo. Salviamo uomini. Oggi abbiamo salvato 2 vite qui in ospedale al San Giovanni di Dio, grazie al professor Ruoppolo. Siamo molto contenti, e l'intento che ci siamo prefissi è quello di divulgare il più possibile la
tecnica e la possibilità di risolvere in modo brillante in appena 15 minuti questo disturbo che affligge tanti tanti uomini in Italia. Si stima che siano circa 3 milioni, ma forse anche qualcosa di più. Grazie ancora. Controlli esattamente se hai fatto quello che dici tu, se hai preso un vaso, se c'è un sanguinamento, se c'è qualcosa...